Benvenuti ad una nuova puntata di 1, 2, 3, Occhio all'evento. Oggi parleremo di musica e lo facciamo parlando di un concorso regionale giovanile, il primo premio Accademia Cremonensis. E a parlarcene ho qui una persona che rivedo sempre molto molto volentieri, l'organizzatore dell'evento, Roberto Villa. Grazie Laura e buonasera a tutti. Ciao Roberto, ma non sei solo, mi hai portato una persona eccezionale. Dopo vi leggerò il curriculum, è veramente incredibile. Grazie davvero tanto di essere qui a parlare di questo concorso e di essere qui a parlare anche della sua storia, perché è importantissimo. Ho il piacere di avere qui il maestro, direttore d'orchestra, Maurizio Tambara. Buonasera a tutti voi, grazie. Ma grazie, grazie a lei di essere qui, davvero complimenti perché dopo vedremo le cose che ha fatto, le cose che sta facendo tuttora. Ed ecco, allora, come abbiamo detto, c'è questa, avrete visto sicuramente più attenti che c'è questa cosa strana vicino a me oggi. Perché? Perché parleremo di una cosa che fa piacere sicuramente ai nostri ospiti, di beneficenza, ma a beneficenza abbinata a tante, tante risate. Però ve lo faccio dire. Da questa persona, da questo nostro ospite, io vi dico solamente che guarda, sta rispondo perché è già in linea. Lui è cabarettista, lui è comico, lui è attore, ma in questa serata sarà presentatore. È lui, signori e signore, ciao, Ricky Ciao, Bacor! Ciao Ricky! Eccoti! grazie, ciao. Ciao Ricky, io ti ho presentato, tu sei veramente tutto questo che abbiamo detto, attore, presentatore, cabarettista, comico, hai lavorato in tantissime reti nazionali, però tu sei qui perché sei ufficialmente il presentatore di questa fantastica serata di cui ci dovrai parlare tu però. Racconta, Esatto, cosa ci sarà? sono anche organizzatore, se vogliamo, di questa cosa, visto che tempo fa venne una responsabile di questa associazione, il Bruco, mi chiese di dargli una mano a organizzare questo evento che serviva proprio per una causa benefica, per l'acquisizione, per l'acquisto di un, non so se riesco a dirlo bene perché è una parola difficilissima. Al massimo ti aiuto io, anch'io me lo Biliruminometro, sono scritta, eh? è un biliruminometro transcutaneo non invasivo, quindi è Esatto. per sostanza è un'apparecchiatura che serve per rilevare la bilirubina all'interno dei bambini, insomma, quindi è un'apparecchiatura che serve, infatti verrà donato al reparto di neonatologia dell'Ospedale Sacco di Milano. Quindi noi facciamo questa serata di cabaret dove si riderà tantissimo perché siamo riusciti a mettere insieme un cast veramente incredibile, non ci credevo neanch'io, non perché non siano persone disponibili, ma tutt'altro, anzi, ma perché sono veramente tanti Tra l'altro noi, Ricky, stiamo sono vedendo la addirittura. locandina adesso, però dici tu i nomi perché sono veramente importanti, sono Allora, sì, famosi. sono sette artisti che con me faranno questa serata, a partire da Nando Timoteo di Colorado Caffè, poi ci sarà Giovanni D'Angella che ha fatto sia Zediche che anche lui Colorado, poi Giorgio Verducci che ce lo ricordiamo perché faceva con la mazza a Zelig, poi abbiamo l'Alessandra Jerse che è la Yolanda di Belli Dentro, una sitcom che stanno anche per il grande successo stanno continuando anche a mandare nelle repliche, poi c'è Margherita Antonelli che era la Sofia, la donna di servizio di Bisio a Zelig, poi il grande Stefano Chiodaroli, il panettiere più famoso d'Italia, e Claudio Batta che a Zelig ce lo ricordiamo per la sua settimana enigmistica, ma poi ovviamente per anche lui Belli Dentro, anche Chiodaroli con tante altre cose. Insomma, sono sette professionisti meravigliosi che sono a disposizione di questo progetto a titolo assolutamente gratuito, quindi verranno, doneranno la propria opera per cercare di raggiungere questo obiettivo in un teatro che è fantastico perché il Teatro Pime di Milano è veramente una sala meravigliosa dove l'organizzazione, il responsabile, il direttore artistico si è messo subito
a disposizione per darci una mano, per venirci incontro in tutto e per tutto. E quindi siamo contenti di quello che siamo riusciti a mettere in piedi. Adesso ci manca la gente, ci manca. Bravo, allora ti stavo dicendo, Ricky, allora innanzitutto sono 7 artisti, tu sei l'ottavo, però per Io sono farvi l'ottavo, venire, io no, sono. dici qualcosa veloce, devi invogliare tutti i miei telespettatori a partecipare a questo vostro evento fantastico perché non, si unisce la comicità, la risata che fa sempre bene, alla beneficenza. Cos'è che puoi dire? Allora, quello che posso dire è che tante volte si cerca l'occasione per essere utili, questa è la migliore di tutte perché lo facciamo divertendoci, cioè cercando di. Noi regaliamo un sorriso alla gente e la gente regalerà un sorriso ai bambini, che sono una cosa importantissima perché sono il nostro futuro e non possiamo non tenerne da conto. Quindi si chiama Risate al Sacco, Brava, risate al 12 sacco, marzo. dici dove ancora? Bravo, Al Teatro Pime, che è in via Mosè Bianchi 94 a Milano. Per comprare i biglietti, che è la cosa più facile, più importante tra l'altro, abbiamo una biglietteria elettronica, quindi è possibile comprarli tramite internet, e la biglietteria elettronica è il sito www.clapit.com, Clapit con due P e la T finale. Como, Livorno ancora, Palermo, Palermo, Imola, Torino. Sto facendo lo Esatto, Como, spelling. Livorno, ancora Palermo, Palermo, Imola, Torino.com, si va a cercare l'evento Risate al Sacco e si può acquistare il biglietto, costa soltanto 15 euro. Pensa, per vedervi tutto questo spettacolo con tutti questi artisti, Bello, bello. soltanto 15 euro che verranno messi a disposizione proprio del progetto per poter appunto realizzare questo progetto. Quindi tutti questi artisti Grazie si sono messi insieme e vogliamo Ricky. proprio, a più non posso, fare questa cosa. Aggiungo Grazie. anche che, essendo Dimmi. una biglietteria elettronica, se qualcuno per dire non può venire ma volesse partecipare, il biglietto lo può comprare lo stesso, perché l'importo comunque In andrà lo beneficenza, stesso andrà al lo stesso in progetto e beneficenza. poi si terrà il biglietto come ricordo per averci aiutato. E poi insomma, faremo sapere presto anche quando riusciremo a consegnare questo macchinario o comunque quello che riusciremo a fare, Ecco, insomma. vogliamo poi avere queste informazioni. Grazie Ricky, tra l'altro anche i miei ospiti ti salutano e sono molto, anche loro sono, a parte che abbiamo parlato di un Ringrazio voi per concorso. l'attenzione che ci state dando, ringrazio anche a nome di tutti gli artisti e ci vediamo ore 21, 12 di marzo. Al Teatro Pime, Risate al Sacco. Non mancate perché è un'occasione fantastica. Fantastica. Grazie Ricky, Ricky Bocor, Grazie a grazie te Laura, un ancora, eh. Ciao, bacione, un adesso abbraccio a tutti quanti e grazie ancora. Ricky, poi vedrai successivamente, mi sembra di essere proprio quelli degli anni 90 col telefono, sai, in parte, presente quelli degli scherzi telefonici, ecco, una cosa del Sì. genere. E invece questo non è uno scherzo, mi raccomando, 12 marzo, No, risate al assolutamente no, sacco. non è uno scherzo. Ci sarà da ridere, da morire da ridere, ma non è Ma uno non è uno scherzo. scherzo, È un grazie paradosso, ma è Ricky, così. Ricky Bocor, grazie, ciao! One, two, three.